sono Spiccicarlene e benvenuti nel mio nuovo video. Eccoci qua oggi per fare il video riepilogativo delle letture che ho fatto durante il mese di marzo. Marzo è stato un mese un po' particolare sotto molti punti di vista. Innanzitutto è stato il mese in cui mi sono trovata per 2 settimane senza la wifi e quindi in quell'occasione ho letto un bel po'. Poi nel momento in cui è tornata la wifi ho lasciato un po' in disparte le letture per dedicarmi a serie tv, però nonostante questo sono riuscita a leggere un po' di cose di cui oggi vi andrò a parlare e di alcune solamente ad accennare perché già ne abbiamo parlato. Fra libri e fumetti abbiamo veramente di tutto, quindi direi di iniziare subito, di non perderci troppo in chiacchiere. Partirei prima dei libri, ma prima di parlarvi dei libri terminati vi faccio vedere questi due, che sono due libri che ho ancora in lettura e che conto di portare termine entro il mese di aprile. Questo qui è il libro della One Book a Month per il mese di marzo, un libro che ti ricordi la primavera. Avevo scelto questo che mi era stato spedito dalla Cliché Edizioni e per questo li ringrazio ovviamente come sempre. Sono giusto a metà, ho letto 3 racconti su 6, non sono riuscita a finirlo e quindi di questo vi parlerò in un video singolo assieme all'altro libro che mi è stato mandato, quello di Lewis Carroll, che leggerò appunto durante il mese di aprile, quindi poi faremo un video doppio su questi due libri. L'altro invece è un libro mandatomi dall'Atmosphere Libri, questo qua di Abe Kobo, che è il quaderno canguro, libro di cui vi parlerò poi in un video singolo perché è un autore giapponese, sapete che di quelli faccio video singoli. Anche di quello sono arrivata più o meno qui, non è male, però è un libro che diciamo ha bisogno di un attimo di concentrazione in più, quindi troverò il momento per dedicarmi solamente a lui perché è un libro talmente particolare che non devo avere nessun'altra lettura in corso e a marzo avevo parecchie letture in corso nel mentre, quindi adesso leggo quei due libri che devo assolutamente leggere questo mese e poi dopo mi dedicherò solo a questo e ve ne parlerò, però mi stava piacendo abbastanza. Passando invece a quello di cui vi parlerò oggi più o meno, ecco, cercando di essere sempre anche qua molto singatti, abbiamo in totale 3 libri, 2 terminati e uno purtroppo abbandonato, di quello vi parlerò poi per ultimo perché in realtà non ho tantissimo da dire. Il primo libro che vi cito, anche in questo caso non ve ne parlerò in maniera specifica perché vi lascio il video qua a fianco a me nelle schede, e sto parlando delle nostre anime di notte di Kentaro, un libro che ho letto per la BookTube Italia Legge Indipendente, la casa editrice estratta questo mese, la NN Editore. Un libro, come ben sapete, mi è piaciuto davvero tantissimo, un viaggio interiore alla scoperta di se stessi e dell'altro meraviglioso, libricino piccolissimo dal mio punto di vista, davvero molto molto intenso, che vi consiglio calorosamente se ancora non avete letto, o comunque secondo me è anche molto adatto per affrontare l'autore. A me ha portato a conoscere nella maniera più egregia possibile, ma vi lascio comunque il video qua a fianco a me per se volete sapere qualcosina in più. Libro che mi era stato gentilmente omaggiato dalla casa editrice Fazi Editore per la collana Line Ya intorno a fine ottobre inizio novembre è Rinascita di Sophie Germain, il terzo libro della serie di Vertigine delle stelle di Nose Head. Anche questo, come gli altri, è edito da Fazi Editore Line Ya al prezzo di 15 euro, è più grosso dei primi due volumi che compongono la saga, che sono Vertigine e Rivalità. E in questo terzo volume non vi dirò granché perché non voglio fare effettivamente spoiler, perché essendo il terzo di una saga qua la storia sta procedendo oltre, però vi lascio comunque tutti e due nelle schede qua a fianco a me i due video in cui ho parlato sia di Vertigine che di Rivalità, così ecco per darvi un'idea di che cosa parla effettivamente questa storia. È una saga che si rifà moltissimo a quei filoni di storie simili Twilight, qua abbiamo principalmente lupi mannari, licantropi e anche vampiri, però vampiri un po' particolari come abbiamo potuto conoscerli nel libro precedente, quindi Rivalità. All'interno di Rinascita ci troviamo a rivedere Anna ormai vivere un'esperienza che comunque non le si addice, che non vede sua e a cui fa veramente molta fatica ad abituarsi, tanto che comunque verrà davvero molto aiutata da chi la circonda, nonostante lo stesso anche Leith si ritrovi a vivere momenti di totale sconforto per appunto per quello che è successo ad Anna alla fine del secondo volume. Non vi posso dire di più perché non voglio, come ho detto, fare spoiler, però posso dirvi che questo qui è un libro secondo me di assolutamente passaggio, anche se secondo me poteva tranquillamente essere un ottimo libro conclusivo della storia, siamo sinceri. Non riesco a capire dopo un finale del genere l'utilità di scriverne altri due, perché dopo uscirà giusto il 6 di aprile Origine parte 1 e poi più avanti anche Origine parte 2, che saranno gli ultimi due libri che comporranno questa saga. Sicuramente è un libro che non mi ha fatto impazzire, al momento il secondo rimane assolutamente il mio preferito. Nei primi tre quarti di storia addirittura lo trovavo ancora più noioso di Vertigine e mi stava piacendo anche meno di Vertigine, nonostante ci fossero alcune cose molto interessanti, molto particolari e misteri che non mi dispiacessero per nulla, ecco, insomma alcune cose
cose che sarebbe poi andata a scoprire più avanti. Il problema è che il libro l'ho trovato davvero molto molto lento. Già Vertigine non era di una velocità entusiasmante, e anche Rivalità in realtà inizialmente era piuttosto lento, ma questo veramente è andato avanti secondo me per troppo tempo. Fortunatamente nell'ultimo quarto di libro si è abbastanza ripreso, ci sono stati momenti di comunque attività, combattimenti, sono andati a velocizzare la storia, rendeva comunque dal mio punto di vista più dinamica, più movimentata, e quindi mi ha portata finalmente a riuscire a leggere questo libro senza annoiarmi tanto quanto nella prima parte. Perché dico che secondo me questo poteva essere un ottimo libro conclusivo della saga? Perché comunque col finale che abbiamo avuto abbiamo comunque sia un finale secondo me davvero molto adatto a quello che si è letto fino adesso. Non vedo dove possa essere la necessità di avere altri due libri dopo questo qui. Ho letto la sinossi di Origine parte 1 e ci riporterà un po', ecco, a quello che ci hanno lasciato più in sospeso dal primo volume, quindi la mitologia sui lupi eccetera eccetera, e questo potrebbe essere molto interessante. Però secondo me il tutto andrà un po' troppo ad allungare il brodo. Già qua ci siamo ritrovati ad avere dei momenti in cui secondo me si poteva tranquillamente tagliare e procedere oltre. Infatti, come ho detto, questo è più grosso dei due che lo precedono, e questo non ha per niente aiutato. I personaggi sono quelli che abbiamo conosciuto fino ad adesso, non ce ne sono di nuovi. Li conosciamo magari un po' più nel profondo, in particolare qualcosa di più sul loro passato, ne conosciamo al meglio altri, insomma, sono personaggi, come ben sapete, mi piacciono molto. Darius rimarrà comunque sempre il mio personaggio preferito della saga fino a questo punto. Anna è comunque molto cresciuta dal primo libro, anche se ogni tanto fa anche lei le sue scelte non del tutto corrette, che non condivido, però si vede che è diventata molto più forte, è cresciuta molto interiormente per il suo carattere, per quella che era all'inizio della saga in Vertigine. Leith non ce la posso fare, per quanto sia un cucciolone adorabile, è proprio uno dei personaggi che mi piacciono di meno all'interno di questa storia, e sono davvero anzi molto contenta che abbia avuto anche uno spazio in più Gwen, che è un altro dei miei personaggi preferiti, perché io Gwen la adoro. Vorrei avere un'amica pazza tanto quanto Gwen, perché è davvero un bellissimo personaggio, ben caratterizzato, e che va a rendere il tutto anche più leggero, soprattutto a sdrammatizzare un po' le situazioni che non sono per niente semplici e allegre che vediamo all'interno di questo terzo capitolo. Sicuramente se avete letto i primi due e li avete amati, vi consiglio di continuare la saga con questo. Però ecco, diciamo che, ripeto, non è secondo me uno dei migliori dei tre che sono usciti fino adesso. Per me il migliore rimarrà sempre il secondo. Per ora, poi vedremo come saranno il quarto e il quinto. Non ho altro da dirvi, perché comunque, come ho detto, essendo un terzo libro non voglio dire troppo per non farvi spoiler, però ecco, sì, carino, ma secondo me ci si poteva tranquillamente fermare qua. Detto questo, direi che possiamo passare oltre, e ringrazio ancora calorosamente per la gentilezza e l'omaggio di questa copia cartacea Fazzi Editore da India. L'ultimo libro di cui vado a accennare qualcosina oggi, ma dico proprio poco perché, come ho detto, non sono riuscita a portarlo a termine, è uno di pochi e rari casi in cui purtroppo ho dovuto abbandonare il libro prima di arrivare alla fine, perché proprio non ce la facevo, non riuscivo a capire tutto come si volesse sviluppare eccetera eccetera. È Ultima Oasi di Alfonso Zarbo, libro che mi è stato gentilmente anche in questo caso omaggiato da una casa editrice, che è la Gargoyle Book, di cui già vi ho parlato di un loro libro che è stato Il Sogno di Keribe o Keribe, vi lascio comunque il video a fianco a me nelle schede in cui ne ho parlato. E questo libro è una storia che si rifà un po' al mondo delle Mille e Una Notte, deserti, ambientazioni arabeggianti, personaggi più o meno anche che si rifanno un po' a quel mondo molto arabeggiante, e che mi aveva davvero molto molto incuriosita. Anche la trama sembrava davvero molto interessante, in quanto ci ritroviamo in un mondo in cui il sole ha arso la terra. L'unica città che si è salvata da questa distruzione di massa dovuta al surriscaldamento del pianeta è Ultima Oasi, città salvata da quelli che sono i maghi, gli sciamani che vivono all'interno di questo mondo. Personaggi che comunque, visto l'enorme sacrificio che è stato fatto per portare alla salvezza questa città, attualmente non vengono più ben visti dalla popolazione. I protagonisti della nostra storia in particolare sono due, che sono anche coloro di cui vediamo i vari punti di vista e che ci narreranno la storia attraverso i loro occhi, che sono, mi sono scritti i nomi perché non me li ricordo, Arcan, che è il capo dei sicari che hanno il compito di proteggere Ultima Oasi da predoni eccetera eccetera, e il principe Dari, dovrebbe chiamarsi così, l'ho anche scritto malissimo quindi non so manco leggere la mia
Sogno Scrittura, che è il principe ereditario della città, appunto, Ultimo Oasi. È una storia che comunque prende delle pieghe parecchio oscure, parecchio interessanti e misteriose. Purtroppo però, per secondo me il modo in cui è scritta questa storia, risulta il tutto molto troppo complicato e confusionario. Mi spiego meglio. Io mi sono ritrovata davvero a non riuscire a star dietro a quello che accadeva, a quello che i nostri due protagonisti ci raccontavano, prima perché secondo me i capitoli sono davvero troppo brevi e alternarne uno all'altro secondo me va a spezzare troppo la narrazione, il che ti fa davvero, almeno a me, cosa rarissima perché io mi ricordo sempre tutto, dimenticarmi quello che ho letto prima, e sinceramente non mi andava tutte le volte di tornare indietro, rileggermi il capitolo per dire ok, sì, è successo questo, quindi adesso prosegue così. Secondo me è un punto a sua penalità davvero altissimo questo, e arrivare addirittura a me far abbandonare un libro per questo motivo, ce ne vuole davvero tanto, proprio il libro non doveva riuscire a catturarmi per nulla, cosa che purtroppo per questo motivo è successo con Ultimo Oasi. I personaggi anche lì li ho trovati parecchio deboli, non mi hanno conquistata, anzi mi erano totalmente indifferenti, e secondo me uno dei punti focali che rende la storia più interessante anche te lettore proseguire è il modo in cui comunque anche i protagonisti o chi li circonda vengono presentati e ti aiutano in qualche modo ad entrare all'interno della storia, cosa che purtroppo a me non è successa con Arkham e Dari. E altra cosa, però in questo caso è una nota positiva, come ho detto, sono le ambientazioni che mi sono piaciute davvero moltissimo. Infatti questa è una delle poche cose che si è salvato di quello che ho letto di questo libro. Sono molto interessanti, molto belle da vedere, descritte davvero benissimo, tanto che ti fanno quasi essere all'interno di questo mondo, così comunque mandato in rovina dal surriscaldamento. E anche le descrizioni di Ultimo Oasi sono davvero molto belle, tanto che ti sembra di essere davvero all'interno di quella città. Purtroppo, come detto, la questione della narrazione così troppo frammentaria mi è andata veramente a portare a interrompere la lettura più o meno al 64%, quindi avevo addirittura anche superato la metà. Ho cercato di andare avanti il più possibile, ma dopo un po' proprio non ci sono riuscita e ho dovuto accantonarlo. Magari in futuro potrei pensare di riprenderlo da capo, di riprovare a leggerlo, però al momento mi sento di dire questo e mi dispiace tantissimo, perché poteva davvero essere una storia molto interessante, secondo me, se sviluppata un pochino meglio o in qualche modo cercando da parte dell'autore di riuscire a mantenere una narrazione più fluida possibile e non così frammentaria com'è purtroppo durante la lettura. Però nonostante tutto ringrazio comunque la casa editrice Gargoyle Books per avermi dato la possibilità di tentare di leggere questo libro. Direi di passare velocemente ai fumetti, cercherò di essere più veloce possibile perché vedo che ho parlato già troppo. I primi che vi cito sono due titoli di cui già vi ho parlato, quindi anche qua sarò molto veloce. Alias, innanzitutto, i primi due volumi della serie di Saga, editi dalla Bao Publishing. Vi lascio il video in cui ne ho parlato a fianco a me nelle schede o sotto in descrizione, non mi ricordo se c'è già ancora spazio nelle schede. Vi ho fatto un focus on piuttosto esaustivo su questi primi due volumi, quindi vi consiglio di andare a vedere per saperne qualcosa in più. Sappiate comunque che nonostante il primo volume non mi abbia convinta al 100%, ci ho pensato il secondo, infatti presto recupererò il terzo volume perché voglio assolutamente sapere come continua la storia. Altro titolo di cui già vi ho parlato, facendo anche in questo caso un focus on dei primi due volumi, è quello su Bugie d'aprile di Naoshi Arakawa, titolo da cui ben sapete, serie manga da cui è stato tratto l'anime di Shigatsuwa Kimi no Uso, che ho visto che dopo il mio video in alcuni sono andati a vedere e sono davvero molto contenta che vi sia piaciuto nonostante il dolore fisico e mentale che vi ha sicuramente fatto provare. E non vi dilungo neanche qua troppo in chiacchiere perché ho fatto il video, ve lo lascio sempre nelle schede o sotto in descrizione, dipende sempre da quanto spazio è rimasto nelle schede. Sapete che mi sono piaciuti tantissimo, non vedo l'ora che esca il volume numero 3 per continuarne la lettura. Prima di passare ai manga vi faccio velocemente vedere l'ultimo graphic novel, gli ultimi due fumetti fuori dei manga di cui non vi ho parlato qua sul canale, anche se in realtà dell'altro graphic novel di cui vi accenderò qualcosa adesso ne ho parlato su Instagram, perché sentivo assolutamente il bisogno di scrivere due righe finita la lettura e non avevo la wifi per fare il video. Quindi nel caso vi lascio qua sotto il link alla foto su Instagram in cui potete andare a leggere il mio parere, che poi è la stessa identica cosa che vi direi in questo momento qua nel video. Sto parlando di Rughe di Pakoroka, anche questo come primo volume di Saga l'avevo preso grazie all'affiliazione ad Amazon, quindi grazie a voi se ho potuto leggere anche questo volume unico edito dalla Tunue, che puntavo davvero da tantissimo tempo.
Il prezzo di copertina è di 7,90€, ma su Amazon comunque lo trovate con lo sconto del 15% per un volume interamente a colori sulla carta semplice, non patinata. A me piacciono molto le pagine colorate su carte semplici perché, non so, li rendono molto più pastellati, molto più belli da vedere, secondo me, i colori. Nonostante la storia che ci troviamo davanti risulti essere molto, fra virgolette, leggera da leggere, molto veloce anche per la presenza davvero irrisoria di balloons, perché non abbiamo davvero tantissimi balloons, anzi ci sono davvero tantissime tavole e tantissime scene in cui non ci sono parole scritte, ma sono le tavole a dire tutto quanto, perché in quel caso davvero le parole non sono per niente necessarie, anzi il silenzio a dire tutto. È una storia, nonostante tutto questo, lo stesso molto complicata e molto intensa. La vecchiaia e l'Alzheimer la fanno da padroni all'interno di questa storia e vediamo il tutto dal punto di vista degli occhi di Emilio, che è il vecchietto che vediamo qua in copertina, che verrà messo dalla sua famiglia all'interno di una casa di riposo. E qua pian piano vedremo il suo decadimento, il suo scoprire pian piano la malattia che lo sta corrodendo, cioè, come ho detto, accennato prima, l'Alzheimer. Leggere questo volume per me è stato qualcosa di davvero molto forte e molto intenso a carattere psicologico, perché dovete sapere che mia nonna è morta con l'Alzheimer, per colpa dell'Alzheimer, quindi è stato davvero molto è stata una lettura davvero molto sofferta per me, quella di questo volume, ma me l'aspettavo in qualche modo e mi è davvero piaciuto tantissimo, perché mi ha riportato a vedere un qualcosa che io ho sempre visto solo dall'esterno, e Parco Rocca è riuscito in un qualche modo davvero a fartelo vedere dall'interno, proprio dagli occhi di questi anziani malati, in particolare appunto dagli occhi di Emilio, anche se non sei tu che ti immedesimi in Emilio, perché Emilio comunque lo vedi esternamente. Non so se mi sono riuscita a spiegare, cioè Paco Rocca è riuscito in un modo o nell'altro lo stesso a farti vivere l'esperienza come se fossi tu in prima persona, essere Emilio e viverla. È stata davvero un'esperienza di lettura assurda, traumatica e alquanto sofferta per me, ma è stato un volume che si è assolutamente preso 5 stelline, che mi è piaciuto davvero tantissimo e che, se non avete mai letto, vi consiglio calorosamente di recuperare. Come avevo accennato anche nel book haul, nella sezione dedicata ai fumetti, ho letto il primo e il secondo volume di questa nuova serie a fumetti che sta uscendo in fumetteria, dedicata a Doctor Who. Questi sono i volumi mensili che escono regolarmente, dedicati al 12° dottore, quindi a 12, quello interpretato da Peter Capaldi. Amanti del dottore potrete benissimo capirmi. Mi sono davvero piaciuti tantissimo. La storia che vediamo narrata all'interno di questi primi due volumi vedono come protagonisti appunto il dottore e Clara, che vanno a fare una gita, un viaggio alla ricerca di un pianeta comunque congelato in cui Clara possa imparare a sciare. Purtroppo nel momento in cui atterreranno su questo pianeta si renderanno conto che stranamente si è sciolto tutto e si trovano su un pianeta in cui sembra essere arrivato un clima tropicale, in cui ci sono piante e cose che il dottore non ricordava assolutamente esistessero all'interno di questo pianeta, e da qua inizierà tutta la loro ricerca, dove c'è il dottore, c'è sempre un gran casino da risolvere ovviamente, e in particolare vedremo il dottore alle prese con degli esseri millenari molto antichi che cercheranno in qualche modo di ucciderlo perché sanno essere l'ultimo signore del tempo. È una storia che mi è piaciuta davvero moltissimo, il tratto del disegno mi piace molto, è molto realistico, tipico appunto da comics, non da manga eccetera eccetera, ma mi piace molto anche la scelta dei colori, lo stile e tutto, mi piace molto. E una cosa interessante è che a fine di ogni volume c'è una specie di scheda di approfondimento su Doctor Who in generale, quindi spiegano un po' i personaggi, il dottore, chi è, come è nata la serie eccetera eccetera, quindi anche per chi magari non dovesse conoscere Doctor Who e si voglia approcciare a questi fumetti, hanno un po' un'infarinatura di tutto quello che in realtà è il dottore, anche se in realtà io consiglio questi volumetti ovviamente a chi già conosce la storia di Doctor Who, altrimenti insomma si va a perdere il più bello, secondo me, anche perché queste non sono storie tratte dalla serie TV, ma sono storie nuove, un po', ecco, che vanno ad aggiungersi a tutte le avventure del dottore che vediamo all'interno delle varie stagioni. Prima di passare velocemente a quelle che sono le serie che ho in corso, di cui non vi dirò tantissimo, vi faccio sapere che ho letto in realtà 2 su 3 dei volumi di ICF Diario di Fukushima, questa serie a manga un po' in stile molto non fiction, anche se comunque molte cose non sono reali, soprattutto per quanto riguarda nomi di aziende eccetera eccetera, ovviamente per una questione di privacy e anche perché l'autore non voleva in qualche modo incorrere in problemi legali. Serie che ho comunque letto perché volevo fare un video particolare dove consigliarvi letture per l'11 di marzo, che è ovviamente l'anniversario dello tsunami di
nel Tohoku, che ha portato anche all'esplosione della centrale nucleare a Fukushima. Purtroppo l'11 io ero senza la wifi, quindi non sono a prescindere riuscita né a fare né a caricare il video, quindi vi parlerò velocemente di quest'opera in questo video, anche perché in realtà non ho tantissimo da dire, in quanto, come ho accennato prima, non sono riuscita a portarla a termine. Io che non porto a termine una serie manga è davvero rarissimo, anzi credo che sia stato il primo caso in 11 anni di letture di manga. Sicuramente è un testo, possiamo dire un libro a puntate, molto molto interessante, perché comunque ti presenta dal punto di vista di chi ha lavorato dopo lo scoppio della centrale nucleare e dell'onda di tsunami a cercare di riportare in sesto tutta la zona, in particolare di come si svolgono e si svolgevano i lavori all'interno della centrale stessa. L'unica cosa positiva è che comunque ti lascia molto, ti fa vedere anche la situazione lavorativa in questo campo in Giappone, ma a parte questo tutto il resto secondo me è una grandissima pecca del volume, in particolare il fatto che risultino essere davvero troppo troppo tecnici. Una persona che non ci capisce niente del campo si annoia davvero molto a leggerlo. In generale è davvero sono tre volumi davvero troppo tecnici, perché ti mostrano tutti gli accessori, gli strumenti, come funziona la scala gerarchica. È sì interessante, ma è troppo tecnico e mi ha reso davvero la lettura troppo noiosa. Infatti il terzo volume non l'ho letto e non credo proprio che lo leggerò neanche. Io sicuramente non li rivenderò, perché comunque presentano lo stesso uno spaccato riguardante un evento che ha lo stesso messo in ginocchio il Giappone, e quindi rimarranno lì in libreria assieme a altre storie un po' più, diciamo, un po' più no fiction rispetto a tante altre. Però ecco, non mi sento comunque di consigliarlo, a meno che non abbiate già esperienza nel campo o non siete già abituati di vostro a leggere testi tecnici di questo caso. Allora in quel caso potrebbe in qualche modo piacervi, o riuscireste in qualche modo a seguire la lettura. Abbiamo questi ultimi volumi, poi ho finito, giuro, veramente ho parlato tantissimo in questo video. Innanzitutto vi faccio sapere che sono un totale di 1, 2, 3, 4, 5 serie diverse, sono tutte quante shoujo, non ho letto nessuno shonen, anche perché già avevo fatto letture piuttosto fra virgolette impegnative con altri titoli che vi ho mostrato prima. In particolare partirei proprio con il numero 8 e il numero 9 di Lady Oscar di Ryoko Ikeda, Le rose di Versailles. Questi sono i due volumi che vanno a portare a termine la storia principale vera e propria di Lady Oscar. I volumi che ci saranno dopo, 10, 11 e 12, non mi ricordo se c'è anche il 13 ma credo si fermi al 12, saranno tutte storie extra, spin-off, storie inedite che comunque si centrano con la storia ma stanno proprio al di fuori della storia stessa. All'interno del volume 9 si conclude la storia che noi tutti conosciamo di Lady Oscar dall'anime vecchio, appunto, che noi tutti abbiamo amato, per cui tutti ne abbiamo sofferto e pianto. Sono stati davvero due volumi intensissimi, mi hanno fatto provare tanto dolore fisico e psicologico, mentale, come vogliate, anche perché non credo che sia spoiler, comunque nel volume numero 8 vediamo la presa della Bastiglia, con conseguenza anche morte di Oscar e di André prima di lei. Anche lì il mio cuoricino è stato tirato fuori tipo come fa Regina e distrutto davanti ai miei occhi. E nel volume numero 9 vediamo l'effettiva vera e propria fine della rivoluzione francese, con la decapitazione della famiglia reale, quindi il re e poi anche Maria Antonietta. È bellissima, se non avete mai letto la storia reale, quindi quella a fumetti di Lady Oscar, mi sento assolutamente di consigliarvela, perché è uno di quei manga che secondo me devono essere letti almeno una volta nella vita. Ho poi letto il volume numero 20 di Kami-sama Kiss di Giulietta Suzuki, edito da Star Comics. In questo volume si vede che ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine della storia, infatti mancano 4-5 volumi, siamo proprio molto vicini alla fine, e iniziamo anche a vedere un po' quelli che sono i timori di Tomoe, in particolare sul fatto di quanto risulti essere breve la vita, effettivamente la vita umana, e questo lo porterà un po' a riflettere sul suo futuro con Nanami, tanto che gli verrà la malsana idea di voler diventare umano e vivere assieme a lei. È un volume che mi è piaciuto davvero tantissimo, è davvero molto molto dolce e anche piuttosto movimentato, soprattutto per quanto riguarda Tomoe e tutto quello che lo circonda. È un volume molto intenso per molti aspetti e l'ho davvero molto apprezzato. Il tratto è sempre quello dell'autrice, ma a me piace davvero tantissimo e non vedo assolutamente l'ora di leggere gli ultimi volumi che usciranno, che porteranno a termine questa storia che mi è piaciuta davvero tanto. Uno shoujo diverso dai soliti che circolano in giro per le fumetterie, e mi sento davvero di consigliarlo. È vero, sono tanti volumi, ma ne vale davvero la pena.
Ho poi letto il terzo volume di Atsuharu, devo ancora leggere il quarto, sapete che l'ho preso di recente, ed è sempre dolcissima questa storia, una storia di Shizuki Fujisawa, anche questo è edito dalla Star Comics. Non ho granché da dirvi perché in realtà è un tipico shoujo, è banalissima come storia, però il fatto che sia visto dal punto di vista maschile rende il tutto davvero molto più dolce, molto diverso allo stesso tempo, è davvero carinissimo da leggere, perché gli shoujo sono abituati a vederli comunque dal punto di vista femminile, vederlo dal punto di vista maschile è qualcosa di nuovo e che non mi dispiace per niente. Anche il tratto è molto molto carino, nonostante si distingua un po' dai tratti soliti di shoujo, ha presente comunque i soliti canoni, quindi gli occhioni molto sbirluccicanti, questo tratto molto dolce. Davvero mi piace molto, davvero tanto carina, e mi sento davvero di consigliarvela se siete anche alle prime armi con gli shoujo e cercate una storia in generale molto leggera e anche adatta così per passarvi il tempo. Anche qua serie che pian piano si sta avvicinando alla fine, perché se ricordo bene dovrebbero essere intorno ai 31-32 volumi, quindi mancheranno più o meno una decina di volumi, è Alice Academy. Ho letto il volume 22 di Tachibana Eguchi, in questo caso edito dalla Goen, e anche questo è stato un volume davvero bellissimo, pieno di azione, pieno di sentimenti, pieno di tante rivelazioni, che mi è piaciuto davvero tantissimo. Già il tratto dell'autrice secondo me migliora davvero tantissimo di volume in volume, anche la storia migliora di volume in volume, cresce, i nostri personaggi crescono assieme ad essa, e anche tutte le situazioni che si vanno a creare veramente vanno a dar vita a una storia bellissima che non si vede spesso all'interno di manga shoujo. Anche in questo caso infatti mi sento di consigliarlo se cercate qualcosa di assolutamente diverso, ma davvero di assolutamente bellissimo, che parte un po' in maniera del tutto infantile dai primi volumi, come sono piuttosto infantili anche i nostri protagonisti, perché comunque sono dei ragazzini, sono dei bambini, e man mano che la storia cresce, loro crescono con l'età, crescono le situazioni, si complicano le situazioni, e il tutto diventa davvero molto bello e molto lineare con se stesso. A me piace tantissimo questa serie, e anche questo mi sento assolutamente di consigliarvela. Ultima storia che vi vado a citare per oggi è Amami lo stesso di Aya Nakahara, di cui ho letto il volume 3 e il volume numero 4. Ho preso il 5 come ben sapete, ma lo devo ancora leggere, ve ne parlerò comunque a fine aprile. Aya Nakahara è la stessa autrice di Lovely Complex, come sapete io amo follemente, e anche questa storia mi piace davvero tantissimo. E in questo caso vediamo i nostri protagonisti, che sono molto più grandi perché sono comunque quasi 30 anni, e si trovano a vivere comunque esperienze più adatte alla loro età, nonostante comunque c'è da dire che effettivamente abbiano presentino comportamenti già un po' lo stesso infantili rispetto all'età che si ritrovano all'anagrafe, possiamo dire così. Ma nonostante tutto mi piace davvero molto, perché è molto attuale, prende analisi di situazioni che comunque sono molto attuali e presenti non solo in Giappone, in realtà un po' in tutto il mondo, e la comicità di Aya Nakahara, la sua ironia, riesce a rendere il tutto in maniera molto più semplice, molto più lineare e molto più comica. Infatti lo rende davvero molto leggero da leggere e molto godibile anche da vivere in prima persona leggendolo. Il suo tratto a me piace tantissimo, cioè il suo disegno è lo stesso disegno che vediamo in Lovely Complex, a me fa morire dal ridere. Vedo l'ora di leggere il numero 5 per vedere come continua, nella speranza che magari qualcuno tipo Netflix possa portare anche il J-drama, che ha riscosso molto successo in Giappone. Io prego, incrocio e spero vivamente che lo portino, perché sarei davvero curiosa di vederlo. Comunque vi parlerò poi del volume numero 5. Che ragazzi, il video è terminato, ho parlato tantissimo, però come avrete potuto notare ho davvero letto molto durante il mese di marzo. Avrei effettivamente potuto dividere il video in due, ma meglio uno che tanti. Fatemi sapere qua sotto voi che cosa avete letto a marzo, se avete letto qualcuno dei titoli che vi ho citato, e come sempre vi lascio anche tutti i link utili ad Amazon da affiliata ai vari titoli e i vari link per rimanere in contatto sotto nel box delle informazioni. Noi in generale invece ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ciao!